sì, noi lo incontrammo a Parigi, stava girando quel film di Demi, Io sono incinto, no? Scherzava, ma non lo so, io non ho visto il film, ma mi pareva che avesse molto desiderio di tornare in Italia, e lui che aveva già fatto la storia del cinema italiano, e quindi quando gli abbiamo dato la sceneggiatura, lui è rimasto molto colpito da questa violenza che c'era narrativa nel film, che spero ci sia anche a vederlo oggi, e disse: questo mi interessa, però allora, visto che qui siamo a confessare, il primo giorno di lavorazione noi avevamo parlato insieme con lui, il personaggio, quello che era, quello che non era, poi non è che noi parliamo molto prima, Vittorio ed io in genere diamo un'impostazione, hai letto la sceneggiatura? Andiamo sul set, e poi sul set si cambia, cioè non facciamo molte sedute di lettura prima, cioè la macchina d'appresa è magica, è quella che ti aiuta a inventare le scene, cioè questo. E allora siamo andati sul set e c'era una scena di lui con Civino e parlavano, e lui a un certo punto, mentre parlava, metteva una mano sulla spalla di Civino con un atteggiamento non da Mastroianni, molto ottocentesco, e gli editori si sono detto: oddio, qui sembra di vedere un film degli anni 40, come si fa? E siamo andati avanti, abbiamo fatto la scena, la sera abbiamo detto: guarda, senti, domani dobbiamo parlare, tanto la notte gli editori siamo stati svegli perché abbiamo detto: abbiamo sbagliato l'attore, perché è un'altra cosa. Il giorno dopo l'abbiamo affrontato e lui ha detto: ho capito che c'è qualcosa che dopo, che succede? Allora abbiamo detto: guarda, che tu sei qui perché tu sei qui a Piazza del Popolo a Roma e parli con uno al bar di a Piazza del Popolo, sei Mastro, perché sei Mastroianni, sei te con la tua natura, i tuoi sentimenti, sei un uomo di oggi. Ah, che felicità di essere qui, ho capito tutto benissimo. E infatti da quel momento ha recitato con semplicità e anche quella necessitaria, ed è riuscito anche a essere aggressivo. Infatti lui era molto contento poi dell'ultima scena, dice: io in questa scena si guardava, dice, sono veramente brutto, sono bruttissimo. Infatti tra l'altro questa proiezione era molto scura, un po' troppo magari, mi pare, e infatti viene molto scavato, ma lui l'ha affrontata proprio imbruttendosi con piacere, perché in questo momento sono veramente un uomo orribile, è orribile. Io che sono in genere considerato un libro bello, infatti dicevo: non so perché il pubblico del mondo mi ama, io ho una faccia che è la negazione del cinema, cioè la fronte bassa, il naso lontano un chilometro dal labbro, sopra, due occhietti così buono, monomo, una faccetta proprio di piccolo borghese, e non capisco perché invece. Questi elementi sono stati il mio successo. Ecco, con questa facciaccia forse riesco a cancellare un po' di questa sensazione. Marcello Mastroianni, brutto, francamente, difficile da accettare.